Adesso lascio parlare loro con il loro entusiasmo. Ciao ragazzi! Ciao! Benvenuti! Ciao. Ma che belli che siete! Se l'entusiasmo è questo, si può solo che iniziare bene. Ciao, vi aspetto tutti sul palco dopo. Eccoli pronti. Le più piccoli. Benvenuti, benvenuti a Gabice per la nuova presentazione di Gabice Gradara Calcio. L'entusiasmo non manca mai, mai a Gabice. Ora si stanno disponendo per una foto? Buonasera, buonasera a tutti voi, intanto ringraziamo anche Stefano Papini che in regia questa sera riprenderà questo evento e poi lo trasmetteremo su Telerimini. A fine serata vi diremo anche l'orario e il giorno esatto della programmazione. Siamo qui questa sera davanti a voi tutti per presentare la formazione della prima squadra che affronterà il prossimo campionato di promozione marchigiana, una squadra davvero che ci ha regalato tantissime soddisfazioni, ma soprattutto da dove parte questa fortuna, iniziando dal settore giovanile. Lo vedete qui alla mia sinistra con tanti ragazzi che tra poco presenteremo, ragazzi, bambini, uomini che si stanno formando per poi coronare un sogno, no? Quello di arrivare in prima squadra e poter, perché no, anche loro giocare nella promozione marchigiana. Ricordiamo intanto che il campionato inizierà il 15 settembre, ma domani potete già venire al Maggi per seguire l'incontro di Coppa Italia, ritorno tra Gabice Gradara e Valfoglia, e poi laggiù in fondo potete, dove vedete il bancone, potete anche formulare il vostro abbonamento in vista della stagione 2019 e 2020. Prima di iniziare si dà sempre parola alle donne, volevo un forte e caloroso applauso per la mia collega Valentina Violini. Grazie mille, un po' improvvisata questa sera, ma... Un po' improvvisata questa sera, però noi siamo di casa ormai qui e quindi siamo abituati, no? Grazie, grazie per averli rivoluto quest'anno, sono molto contenta. Improvvisata perché vengo direttamente da un altro continente, quindi spero di essere pronta, ho una scaletta sotto le mani e spero di essere comunque... di supporto,
vediamo un attimino di dare inizio alla serata in maniera allegra. Mi sembra che i ragazzi abbiano dato un bello spunto. E tu sei qui, lo so che loro non volevano che io lo dicessi, ma soprattutto per i ragazzi della prima scuola che hanno apprezzato il tuo intervento lo scorso anno, quindi a maggior ragione. Grazie. Brava, brava, brava. Allora, cara Valentina, io direi di seguire la scaletta di questa sera, mi darai una mano con gli ospiti e poi ti darò in mano il microfono con il quale è collegata la telecamera del nostro Stefano Papini, perché poi tutta la ripresa andrà in onda nella prossima settimana su Telerimini canale 86. Allora, direi di iniziare dalle autorità presenti questa sera, li chiamerei tutte e tre a rapporto qui con me sul palco, ovvero, forte applauso, mi raccomando, Domenico Pascuzzi, sindaco di Gabice Mare, Roberto Reggiani, assessore allo sport comune di Gabice Mare, e Thomas Lenti, assessore allo sport comune di Gradara. Ecco, stanno avvicinando me, ciao, potete salutare anche Valentina, io non mi offendo, passate anche il bacino di turno, fate. Molti sono venuti solo con la Valentina, bravi. Mi metto alla sua sinistra, caro sindaco. Venga, iniziamo da lei. Allora, Domenico, come tutti gli anni, ha portato fortuna, soprattutto anche nell'ultimo turno. Anzi, mettiamoci più qui alla luce, altrimenti Stefano mi sgrida subito. Ha portato fortuna. Allora, io partirei con il tuo in bocca al lupo per la nuova stagione 2019-2020 a tutti i ragazzi del settore giovanile, ma soprattutto anche della prima squadra. E poi un occhio di riguardo per quanto riguarda anche la prima gara che si disputerà domani, tutti allo stadio, tutta la cittadinanza invitata allo stadio. Prego. Grazie, intanto buonasera a tutti e facciamo un applauso a questi ragazzi per iniziare, così ci scaldiamo un po'. E poi vedere questi bambini così piccoli che iniziano l'avventura del calcio è bellissimo, è sempre emozionante come ogni anno, e voglio fare dei ringraziamenti, poi parliamo anche della partita di domani. I ringraziamenti vanno a tutto il gruppo sportivo, all'associazione calcio Gabice Gradara, in primis al presidente Gianluca Marsili, facciamo un grande applauso a Gianluca. E insieme a Gianluca tutta la squadra, perché c'è un gruppo di dirigenti, di volontari che ci mettono veramente l'anima, per passione, perché solo quello può spingere questi ragazzi matti, li chiamo io, a fare quello che fanno. I risultati si vedono quotidianamente, perché ogni anno la scuola calcio Gabice sta crescendo. Quest'anno sono arrivati a 250 ragazzi del settore giovanile più la prima squadra, e sono dei numeri importanti, perché Gabice Mare è piccolina, però abbiamo una struttura sportiva all'avanguardia. Abbiamo inaugurato lo scorso anno anche la presenza di Alberto Paccapero, di Andrea Biancani, consigliere regionale, un bellissimo calcio, un nuovo campo di calcio sintetico a 11, va a unirsi questa struttura sportiva anche a quella di Gradara, per cui assieme veramente siamo in grado di offrire al settore giovanile una struttura che ci è invidiata sia nell'Emilia Romagna che nel resto delle Marche. Quindi chiunque viene a Gabice Mare vorrebbe restare, ma poi sei d'accordo con me. Noi ce la mettiamo da parte nostra, amministratori, ce la mettiamo tutta, perché è importante investire sui ragazzi, perché la funzione che svolge la società di calcio, lo dico sempre, è una funzione sociale, quindi di aggregazione, aiuta i ragazzi a stare insieme, a imparare i valori del gioco di squadra, ma soprattutto a rispettarsi, a rispettare le regole, che è importante soprattutto di questi tempi. Io faccio un in bocca al lupo grande anche alla prima squadra. L'anno scorso è stato un campionato importante, tosto, perché c'erano delle concorrenti un po' di alto livello, che quest'anno qualcuna non c'è, per fortuna è salita di categoria, quindi sono ottimista, perché la struttura è rimasta, l'ossatura è rimasta quella, con dei ottimi nuovi innesti dei ragazzi giovani. Sta continuando questo approccio da parte della prima squadra di far giocare in prima squadra anche i ragazzi provenienti dal settore giovanile, tant'è che proprio parlando della sfida che ci sarà domani al Maggi, un ragazzino del 2003 ha fatto un bellissimo gol espugnando il campo del Valfoglia, del nostro amico Palmiro Uccelli, comune molto più grosso del nostro, quindi una grande soddisfazione, soprattutto poi per un gol realizzato da Maggi, da questo ragazzo del 2003. Quindi fa ben sperare, l'importante è proseguire su questa strada. In bocca al lupo e forza Gabice! Grazie al sindaco. E adesso Thomas Lenti, io mi unisco
mi unisco al connubio che citava prima il sindaco. Gabizze più Gradara, è venuta fuori una grandissima fusione che ha portato un mix, che ha portato appunto a questa bellissima realtà. È vero, il Gabizze innanzitutto dopo lo citiamo. Allora sono stilo subito, altrimenti ti prendo sulla rabbia. Allora sì, l'avevo già in mente, perché io e il sindaco eravamo più vicini, quindi lui ha finito il discorso Forza Gabizze, quindi da mia parte dico Forza Gradara. Insieme facciamo Gabizze Gradara. Una domanda anche per Thomas, mi unisco appunto al discorso del sindaco, dicevo, basti vedere questa sera, Gabizze Gradara uguale grande famiglia, solo così è possibile dare un futuro al calcio, ma come ricordavi il sindaco, iniziando semplicemente a giocare e pensando solo al divertimento. Sì, infatti la cosa bella è che si tirano su i bambini da piccoli, si insegna questo sport fino a che sono piccoli per poi sfornare dei grandi campioni. Per noi come comune di Gradara, e anche posso parlare anche per il comune di Gabizze, comunque è un'eccellenza avere squadre del genere, anche noi quindi come Gradara, è vero che il comune di Gabizze è piccolo, è così com'è anche Gradara, però noi vogliamo condividere proprio il territorio, quindi cercheremo in tutti i modi di mettere a disposizione anche i nostri campi, proprio che abbiamo un bel campo in erba sintetica, ci manca una bella tribuna. Però insomma quello che ci teniamo è proprio la condivisione e dare un'offerta proprio ai nostri cittadini, che siano di Gabizze o di Gradara. Io penso che il turista che viene qua lo vede come un unico territorio, quindi vedere squadre forti che già nascono da quando sono piccoli fino ad arrivare delle eccellenze come abbiamo oggi, insomma non è da tutti. E quindi complimenti davvero alla prima squadra, ai piccolini che si impegnano per... Stiamo parlando di voi, eh? Quindi complimenti a tutti e forte avanti così. Grazie Thomas, adesso passiamo a sentire Roberto Reggiani, assessore allo sport del comune di Gabizze Mare. Roberto, tu sei fresco, possiamo dire, passami l'espressione. Allora dimmi, il colpo d'occhio questa sera a vedere i ragazzi, i ragazzini da una parte e la prima squadra dall'altra, sapere soprattutto che rappresentano una categoria molto molto importante. Intanto volevo ringraziare tutti per la presenza, il colpo d'occhio da qua è stupendo, soprattutto per i ragazzi, per i bambini, ma anche per voi genitori e per tutti i dirigenti della squadra, di cui ringrazio sempre il presidente Gianluca, che è il cardine di tutto ciò. Ringraziando tutti e facendo un in bocca al lupo dai più giovani ai più anziani della prima squadra, volevo ricordare che ieri sera abbiamo fatto la presentazione a pallavolo della squadra Team 80, stasera il Gabizze, penso che sono due fiori all'occhiello di questa città. Anche la pallavolo fa parte di Gabizze Gradara, un misto comune. E soprattutto volevo augurare a questi ragazzini, che sicuramente molti spero che diventeranno dei grandi campioni, ma soprattutto che diventano dei grandi uomini, perché di questo c'è bisogno. Ciao a tutti e buona serata e buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie mille. Vi accomodare, vi faccio ritornare ai vostri posti e poi ti lascio a te la parola, Valentina, appunto per chi adesso... Non so se mi sentono, mi sa che non mi sentono. No, bene. Tu devi essere collegata con la telecamera. Sono collegata con la telecamera. Non ti sento e adesso te lo giro, perché chiamiamo qui sul palco, prima di chiamare alcune persone che ci regalano la loro presenza questa sera, in questa cornice davvero fantastica, io chiamerei il presidente Gianluca Marsili e ti lascio a te il microfono. Il punto della situazione e poi richiedi del settore giovanile. Ci salutiamo. Facciamo anche. Si dice, si può dire, chiude tra 15 giorni, quindi in realtà non facciamo pubblicità. Non fate pubblicità. Io volevo solamente chiederti un punto di vista sul settore giovanile di quest'anno. Sì, diciamo che il settore giovanile per noi, come abbiamo detto, è un fiore all'occhiello. Ed è un grande investimento che la società in termini di strutture, impegno di persone e anche in termini economici fa ogni anno per organizzare al meglio l'attività di tutti questi bambini. Quest'anno, proprio per stare più vicini possibili a tutti i gruppi di lavoro, sono stati legati
degli allenatori professionisti per ogni gruppo di età e dei dirigenti che quotidianamente seguiranno al campo gli allenamenti proprio per avere un rapporto molto più vicino con le famiglie, con i ragazzi e possono stare proprio a contatto con quella che è l'attività sul campo. Quello che hanno già anticipato, logicamente l'obiettivo è quello di farli crescere in un ambiente sano. Siamo fortunati perché le strutture che abbiamo, nonostante rappresentino anche quello un grande investimento di impegno per poterle tenere così al meglio, comunque danno anche la possibilità di svolgere al meglio le attività che quotidianamente organizziamo per far crescere i nostri ragazzi, insegnargli ad essere dei bravi uomini ed essere anche dei grandi calciatori. Quello che facciamo, il legame con la prima squadra, è un'attività molto continua proprio per cercare di creare continuità e creargli veramente lo spazio per sviluppare ed inserirsi quanto prima nel confronto con i grandi. Logicamente avere una prima squadra competitiva e con dei ragazzi e uno staff preparato fa sì che questo possa avvenire nel migliore dei modi. Dato la prossima domanda, proprio perché le prospettive per il futuro, settore giovanile ok, ma anche per la prima squadra, che cosa speriamo per il nuovo anno? Diciamo che adesso abbiamo vissuto una settimana un po' travagliata dove c'è stato un cambio al vertice e poi dopo andiamo a presentare il nuovo staff insieme alla rosa della squadra, quindi siamo fiduciosi, così come lo eravamo, di fare un ottimo campionato, perché è comunque stata confermata lo zoccolo duro della squadra che avevamo lo scorso anno, dando spazio a dei nuovi innesti che porteranno sicuramente qualità, oltre a dei giovani che vengono già con delle esperienze di categoria e al nostro settore giovanile, appunto, che sfornerà delle buone risorse. Quindi sicuramente l'obiettivo della società è quello di ripetersi e, perché no, anche con un po' di ambizione migliorarsi. E dell'affiliazione col Parma che cosa mi dici? Diciamo che è un altro grande investimento che abbiamo deciso di intraprendere con i dirigenti della società, e appunto quello di legarci a una squadra professionista come quella del Parma. Abbiamo scelto Parma perché è una società di Serie A, ma con un'anima vicina, quindi non è una società che si vede distante nel rapporto e nei chilometri, ma la vediamo come già da poco una società fatta di amici e di ragazzi con cui confrontarci, quindi per noi è un ottimo appiglio per poter crescere qualitativamente noi come dirigenti, gli allenatori e di conseguenza anche i nostri ragazzi. Approfitterei, perché mi avete messo un po' proprio la parola in bocca, di chiamare qua sul palco insieme a me Alessandro Bellavista, che è responsabile scouting Italia del Parma Calcio. Alessandro, intanto è un piacere di conoscerti, ti chiedo subito la tua idea vedendo la realtà che hai toccato questa sera anche prima con mano. Sì. Allora, intanto buonasera a tutti, e per prima cosa volevo ringraziare il Presidente per l'invito e ti ringrazio anche a nome del Parma. Allora, io sarò breve. Sono intanto contento di essere in una società seria come la vostra e sono convinto che tramite l'ambizione, il sacrificio e il percorso di crescita come questo possano poi essere raggiunti dei risultati e in un futuro potremo avere anche dei calciatori che potrebbero essere appetibili per il Parma Calcio. Quindi con queste doti e questo spirito, secondo me si possono raggiungere dei risultati, quindi io sono contento, sono carico, vedo che lo sono anche i ragazzi e quindi vi faccio intanto un bocca al lupo per la stagione e per il futuro. Grazie. Grazie, io vi farei accomodare a entrambi, andiamo avanti con la scaletta. Vale, mi puoi leggere il microfono di 7 gol? Grazie. Allora, io li chiamerei tutti e quattro se sono d'accordo qui sul palco, perché poi vorrei anche premiare la squadra, la chiamerò tra poco. Iniziamo da Andrea Biancani, consigliere regionale Marche, un grande applauso. Assieme a lui Alberto Pattapelo, presidente provinciale del CONI, Paolo Cellini, presidente LMD Marche, e infine Normile Pasquale, presidente provinziale federazione. Tutte e quattro li vorrei qui vicino a me, così. Grazie, piccolo scatto, bellissimo colpo d'occhio. Adesso aspettiamo che arrivino tutti vicino a me, mettiamoci qui più un passo avanti, vi chiedo a tutti, così il cameraman non mi sgrida perché qui c'è la luce che ci favorisce. Allora Andrea, consigliere regionale Marche,
Anche tu stai, ormai conosci la piazza di Gabice, una piazza importantissima. L'anno scorso, dicevamo, a livello tecnico ha fatto un campionato importante contro Diodorso Corazzata, con l'Italia Amico Senigallo, che poi sono passate nell'eccellenza. Innanzitutto ti chiedo che tipo di campionato ti aspetti quest'anno a livello di promozione, un parere anche da parte tua, visto che ne approfittiamo perché sei qui, e un occhio di riguardo anche per la formazione Rosso Blu, che tu oramai conosci. Innanzitutto voglio ringraziare la squadra, il presidente, per avermi invitato anche questa sera alla presentazione. Cercheremo di essere brevi, se no i ragazzi qui ci mandano via loro. Io volevo appunto ringraziarli, volevo fare i complimenti a questa società, che è una società che è stata lungimirante. Pensare a una società dove mettono insieme due realtà come quella di Gabice e come quella di Gradara è stato sicuramente un passo importante. Anche le due amministrazioni stanno facendo un sacco di attività insieme, prima di tutto è quello che riguarda la promozione turistica di questo territorio, quindi bisogna proseguire in questa direzione, cioè pensare che stando insieme sicuramente si possono ottenere delle cose molto più importanti. Che dire, io ovviamente l'anno scorso ho fatto un ottimo campionato, era molto difficile riuscire ad arrivare dove siete arrivati. Quest'anno le due principali squadre sono salite di categoria, quindi mi auguro che possiate svolgere un bellissimo campionato. Però quello che conta è il fatto che questa società riesca a mettere insieme parecchie persone, parecchie famiglie, e vivere insieme veramente una stagione invernale dove in qualche modo le famiglie hanno la possibilità di conoscersi e i bambini di possibilità di fare una vera e propria scuola di vita. Lo sport non è solamente un'attività fisica, l'avete già detto tutti, ma lo voglio dire anch'io, è un momento di condivisione, un momento in cui le persone, soprattutto i bambini, hanno la possibilità di formarsi. Quindi complimenti, vi auguro ovviamente un bellissimo campionato e farete sicuramente bene, perché quella energia che si respira venendo qui da voi è sicuramente una bellissima energia, un'energia positiva che vi darà ottimi risultati. Grazie a tutti e complimenti a tutti. Proseguiamo, ringraziamo Andrea Biancani, Paolo Cellini, presidente dell'NT Marche. Guardavo che ogni tanto guardavi alla tua destra dove c'erano tutti i bambini, colpo d'occhio fantastico, il calcio ormai è rappresentato da tanti giovani, bisogna puntare effettivamente sui giovani, lo possiamo dire. Devo dire che ho tanti anni di esperienza in questo ruolo, ma uno spettacolo come quello che mi capita, ho la fortuna di vedere questa sera, non mi era mai capitato in passato. Bimbi, stiamo parlando di voi! Siete proprio belli, sì? E se questo spettacolo viene proiettato sulla prossima stagione, mi sento di poter dire che la prossima stagione sarà trionfale come lo è stata quella passata. Ho sentito parlare del Parma come società, e allora mi è tornato in mente Zoratto, un ragazzo della nostra provincia, attualmente nello staff della nazionale, per cui ci sono tutte le condizioni per seguire quella strada. L'ultima considerazione che voglio fare, noi ci troviamo qui in una zona di confine, un fiume che divide due regioni. Ci sono società che sono passate in Emilia Romagna. Quello che mi piace sottolineare, anche alla luce di quello che vedo sotto gli occhi, è l'ultimo dato della Federazione Italiana Giuoco Calcio relativamente alla pratica del calcio in Italia. In quella graduatoria dove le statistiche, i numeri sono meno freddi di quello che potrebbe sembrare, le Marche continuano ad essere la prima regione d'Italia nella pratica del calcio, con un tesserato ogni 36 abitanti, quindi ogni 36 marchigiani c'è un praticante del calcio, quando la media nazionale è di circa uno ogni 60. Quindi siamo in una regione che ama il calcio, che ha questa passione,
e ho sentito anche ricordare che il calcio non è solo una pratica sportiva, ma è anche un elemento di formazione sociale, e quindi sono felicissimo di essere qua e mi sento orgoglioso di essere anche marchigiano. Complimenti, bellissimo intervento, parole giuste, mi trovo davvero d'accordo, e complimenti anche per il paragone con Daniele Giorato, centrocampista alle dipendenze di Sacchi, ma che si è formato dalle nostre parti. Presidente Pasquale, prima volta che ho occasione e l'onore di incontrarla, sentiva appunto le indicazioni date, l'orgoglio marchigiano che viene fuori, allora anche l'orgoglio qui questa sera di Gabice e Gadare, due comuni che hanno trovato l'accordo per rendere possibile questa realtà, una parola anche da parte sua. Sì, grazie per l'invito, Presidente, che mi permette di stare assieme a voi stasera. Quello che posso dire per la prima squadra, faccio subito i complimenti per il prossimo anno, per la prossima stagione sportiva. Sono 3 anni che fanno la promozione e devono rimanere, anzi devono fare meglio per imparare. Passando invece al settore giovanile, lo seguo da vicino, lo vivo, perché fanno tutti i campionati, dai piccoli amici agli allievi, li fanno con noi, che come loro di Pesaro, e vedo sempre in Gabice, la comunità Gabice, la società Gabice Guadara, l'impegno dei dirigenti, dei tecnici che ci mettono per educare, insegnare il calcio a questi bambini. È la cosa più bella che... Un applauso, sì. Il campionato inizia il 28 di settembre per il settore giovanile e vedo che già sono pronti per poter impegnarsi con questo ruolo. Grazie e buon proseguimento. Grazie Presidente Pasquale, passiamo ad Alberto Pacciatello, Presidente della provinciale del CONI, lo ricordiamo. Presidente, qui abbiamo avuto 3 maestri e io con lei facciamo 4 maestri appunto, che ci indicano la giusta strada da seguire per creare calcio partendo da quei ragazzini, dal settore giovanile. Allora le chiedo anche a lei quanto è importante, soprattutto a livello dilettantistico com'è la formazione di Gabice Gadara, oggi basarsi soprattutto sui giovani. Sì, grazie, buonasera. Sicuramente la cosa fondamentale, ma non solo per il calcio dilettantistico, per tutto il calcio, anche professionistico, perché è da qui che vengono poi dopo i campioni. Come diceva il Presidente Cellini, questo ragazzo che è venuto fuori dalla nostra provincia è nato in questi vivai qui, quindi e per questo noi dobbiamo ringraziare soprattutto i dirigenti sportivi come il Presidente Massili, che sono persone che si impegnano di persona sia dal punto di vista dell'orario, del finanziario, di impegno, responsabilità soprattutto, perché ricordiamo che le responsabilità sono sempre in capo al Presidente, qualsiasi incidente succede il responsabile è il Presidente, quindi prendersi queste responsabilità bisogna sinceramente dirgli un grazie, perché se non ci fossero questi dirigenti sportivi lo sport in Italia non potrebbe esistere. Quindi poi volevo ringraziare anche la Regione Marche, che qui è rappresentata dal consigliere Biancani, che finalmente dopo anni hanno finanziato molti impianti, anche se so che questo qui di Gabice non è stato finanziato dalla Regione, però diciamo, tutto il movimento sportivo marchigiano è cresciuto moltissimo grazie all'impegno finanziario della Regione per gli impianti, quindi la Regione Marche sinceramente ha fatto molto in questi ultimi anni, cosa che non aveva fatto in passato mai, anzi lo sport era sempre visto come una cosa in più, invece secondo me è una cosa fondamentale per l'educazione dei bambini. E poi una raccomandazione ai giovani, che adesso chiaramente non sentono perché sono impegnati a giocare tra di loro, che è quella di essere sempre leali, soprattutto leali con se stessi, con gli avversari, con gli arbitri, con il pubblico, con i dirigenti, perché è in questa fase qui della vita che si dà un imprinting di lealtà che forse si porteranno avanti tutta la vita, e mai come in questo momento c'è bisogno di questi insegnamenti ai bambini. Adesso loro chiaramente non sentono, però questo vale soprattutto per i dirigenti: insegnate la lealtà nel gioco. Grazie.
Io mi unisco, vi chiedo ancora di pazientare 4 minuti, di rimanere con me sul palco, poi passeremo a tutte le presentazioni del settore giovanile della prima squadra, perché quest'anno il Gabice Gadara ha avuto un importante riconoscimento. Prima il signor Cellini parlava per l'appunto di disciplina sportiva oltre che divertimento, e Gabice ha dato anche delle regole ferree che tutti i tesserati, a partire dai piccolini fino ad arrivare alla prima squadra, rispettano. E poi quando ti trovi ad affrontare ovviamente un campionato dove ci sono un paio di punti importanti per ottenere una salvezza, una promozione, a prescindere da quello che sia, trovi dei professionisti, anche se siamo a livello dilettantistico, che si comportano in maniera adeguata, soprattutto con gli spettatori che rimangono sul palco a seguire l'evento. Ebbene, è arrivata in estate, un pochino in maniera tardiva, ma è arrivata. Il Gabice Gadara si è conquistato sul campo il premio della Coppa Disciplina, e qui vorrei sul palco che mi raggiungesse, poi lascio il microfono la nostra Valentina, il capitano di Gabice Gadara, che con orgoglio deve mostrare questo trofeo, Alberto Sabatini, insieme ai dirigenti che vogliono che mi raggiungano. E vi prego anche di preparare i telefonini per una foto ricordo, che sono Nicola Pennacchini, Guglielmo degli Esposti, Alessandro Balduini, Claudio Panelli, Piero Girolovoni e Claudio Marcolini. Se non sono stato qualcuno mi scuso, però vi prego di raggiungermi qui sul palco, perché vicino a questi quattro signori credo che sia giusto il premio che avete avuto, e preparate anche il telefonino per scattare questa foto. Vale, chiedili pure le sensazioni al capitano e ai dirigenti, ti faccio girare a te il microfono, prego. Iniziamo da Alberto. C'è una domanda scritta? Nessuna domanda scritta. Le sensazioni a caldo per questo premio? Beh, sicuramente fa molto piacere ricevere questo premio. Andiamo, illuminiamoci. Anche perché nel nostro piccolo dobbiamo dare l'esempio a tutti questi ragazzi, quindi dai, che ci vengano a vedere la domenica, quindi sicuramente stiamo lavorando bene, abbiamo dato un buon esempio e dobbiamo continuare. Essenziale, sintetico. Chiama anche Giorgio Mecchi. Giorgio Mecchi. Chiamiamo sul palco anche Giorgio Mecchi. Dov'è? Dov'è? Lo vediamo? Eccolo. Baldanzoso, ti aspettiamo sul palco. Un applauso per Giorgio. Lasciamo la parola un attimo al presidente. Io volevo approfittare di questo palco, perché il capitano è in rappresentanza della squadra, e qui ci sono una squadra di dirigenti che tutto l'anno si è prodigata insieme ad altre persone che hanno seguito altre attività della società, perché le cose andassero per il meglio. E uscire, fare un campionato, a volte si vede chi si prende vicino alla panchina, chi bestemmia, chi si comporta in maniera inadeguata anche davanti ai ragazzini. Ricevere questo premio per noi è più importante che vincere il campionato, e quindi vorrei veramente fare un grande applauso per la dedizione di queste persone, ma soprattutto il modo in cui lo fanno. Lascio la parola a chi? Chi vuol parlare? Chi vuol parlare? Chi vuol dire? Per ringraziamenti. Lascio la parola Massimo Scaldomi, direttore dei portieri Alessandro Andrioni e direttore sportivo Gabriele Maggi. Qui con me sul palco, prima dei tre, poi inizia a chiamare tutti i giocatori. Dov'è che sono? Massimo, prego, Gabriele, vieni, Alessandro. Eccoli. Ti abbiamo conosciuto. Ciao. Allora, ti faccio una promessa qui che l'ho fatto anche davanti al presidente e a tutti i genitori: è piaciuto tantissimo il servizio del settore giovanile lo scorso anno. Venite in luce, venite in fase luce. Di crescita, appuntamento giovedì sera, prima puntata dedicata proprio al settore giovanile Gabice Gadara. Me lo fai di nuovo con l'allenamento con i portieri, che è fantastico. Non ti preoccupare. Lui è bravissimo, dovete vedere di nuovo quel servizio, perché si è messo appositamente per me solo per farmi riprendere il suo allenamento, è una cosa fantastica. Massimo, allora passo dietro di te Valentina e poi ti lascio il microfono, perché iniziamo a presentare tutti gli altri. Vai. Allora, tu sei l'ultimo arrivato, quindi un'eredità pesante, lo sappiamo tutti quanti, però c'hai un curriculum davvero invidiabile. Sei stato anche dalle mie parti a Campobasso, si mangia bene. Gabice Gadara, primi momenti, prime sensazioni, stai conoscendo i giocatori, i dirigenti, e stai vedendo anche il settore giovanile. Diciamo che non ci sono tante cose da dire, c'è solo da dire una sicuramente una cosa. A vedere dalla presentazione non c'è, bisogna far solo bene, perché una presentazione così mi sembrava di essere in Argentina al Boca Juniors, cioè veramente una cosa superiore, che
mi è rimasto impresso, devo dire la verità, pur vedendo anche, avendo avuto modo di allenare squadre di altre categorie, mi è piaciuto molto. E quindi questo è uno stimolo in più per fare ancora meglio e dare sempre il massimo, anzi qualcosa di più. Poi vedere i giovani, il settore giovanile che è il futuro poi del calcio, tutto riunito qui stasera, e soprattutto la passione che questa gente ci mette sicuramente tutti i giorni, è un altro stimolo per andare avanti, per far bene, perché fa bene al calcio quello vero, quello che piace a me, che è un pochino il calcio dove si deve giocare a pallone, più che parlare, più che dire le cose, il bello di tutto è giocare a calcio. Quindi auguro ai bambini di fare una carriera, poi possono giocare nel Gabice Gradara, poi in un'altra squadra. L'importante è dare sempre il massimo e che sia una cosa piacevole. Grazie. Un applauso al mister. Adesso devo sentire il direttore sportivo. Allora, Gabriele, una squadra importante che quest'anno ha allestita nella maniera giusta per affrontare un altro campionato. Non ci sono più Senigallia e Anconitana, però mi dicono Rosimano si è rafforzata tantissimo, ci sono delle compagine, la Filotarnese stessa davvero forte, però intanto zitti zitti Gabice ha già raccolto la prima soddisfazione in stagione vincendo in esterna sul campo dei Vallepoli in Coppa Italia. Sì, praticamente diciamo che continuiamo il progetto iniziato l'anno scorso, siamo contenti di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ma sicuramente quest'anno vogliamo migliorarci. Abbiamo secondo me una buona squadra, una squadra che può sicuramente competere a certi obiettivi, e poi dopo sarà il campo logicamente che parla, perché poi ci sono anche gli avversari. Ebbene, allora noi abbiamo sentito il mister direttore sportivo, rimanete qui vicino a me e a Valentina, perché adesso inizio a chiamare e insieme al preparatore del portiere Alessandro Mitico, vai vicino a lui, controlli i giocatori sono al palco, vi mettete tutti dietro di noi, così poi almeno qualcuno di noi volevo sentire. Dico il traffico io. Ci mettiamo qui davanti, Vale, perché altrimenti Stefano ci sgrida, anche noi. Come te che ci sia luce. Gabriele, ti chiedo di stare vicino a me, perché se poi c'è un giocatore che non è in lista, me lo dici, aggiungiamo. Allora, partiamo dal primo nome. Lo facciamo in stile telecronaca, spiccheraggio, come ama il Capitan Classic, saluto del Gabice Gradara. Complimenti ancora a tutti i tifosi, un applauso, altrimenti mi sgridano. Anche a loro che seguono tutto l'anno le gesta, le trombe, avete visto anche quest'anno, fanno un caos infernale, tant'è vero che il nostro Antonello Pace che riprenderà le partite anche lo scorso anno è diventato sordo. E quindi, va bene, stile telecronaca, iniziamo dal capitano, numero uno, Alberto Sabatini, applauso. Numero due, Andrea Grassi. Pronto ad arrivare, ecco qui sta arrivando. Cazzo veloce, trequartista, mezza punta, tutto lo centrocampista, difensore centrale, tutto può fare. Numero 3, Andrea Maggi. Wilson che sta recuperando, è un difensore importante, difensore goleador, anche nello scorso campionato si è confermato tale. Con il numero 4, Andrea Passeri. Numero 5, Filippo Bacchielli. Numero 6, Lorenzo Carburi. Numero 7, Daniele Zavaglia. Numero 8, Cristian Sardini. E numero 9, Davide Baglioni. A lui l'anno scorso i primi applausi del pubblico tra i gol più belli messi anche nella sigla del nostro programma, e ci vuole qui un doppio applauso con il numero 10 non a caso, Federico Bacchiadoni. Sono a settembre mi dicono qui. Con il numero 11, Federico Pedini. Numero 12, Filippo Galli. Numero 13, Filippo Innocentini. Numero 14, ha promesso quest'anno di arrivare in doppia cifra, vediamo se ci riuscirà, Francesco Meglio. Lui è un nuovo acquisto, arriva dal gambetto, ma col numero 15, Giacomo Buda.
Non c'è. Non c'è, proprio così non c'è. Numero 16, Grazi Mattia. Numero 17, Lorenzo Costa. Non c'è. Numero 18, Lorenzo Della Chiara. Numero 19, Luca Grandicelli. Numero 20, Manuele Rosselli. Eccolo qui, uno dei nuovi acquisti. Numero 21, Martin Marcolin. Marcolini. 22, Matteo Fabri. 24, Nicolo Celato. Sta arrivando. Numero 25, Paolo Freducci. Numero 26, Tommaso Puzziretti. Sono tutti? Non lo sapete nessuno, ditemi di sì. Ok, ok. Allora, Vale, ti prego di far girare il microfono. Sentiamo due nuovi. Filippo non mi scappare, uno è lui. Sì, 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 uno è tu, una battuta veloce, dai, dai, vieni qui. Vale, qui illuminato, qua davanti, presentati davanti a tutti. Ciao. Vai, vai. Allora, cosa prometti quest'anno? So che arrivi da una stagione un po' travagliata, capisce cadata, avevo sentito in occasione del tuo arrivo, avevi appena firmato il contratto, cosa ti aspetti da te a livello personale? Cosa ti senti di promettere a loro? Allora, a livello personale mi aspetto una stagione migliore rispetto a quella dell'anno scorso, anche perché l'anno scorso è andata molto male, speravo meglio, ma stanno dando il mio meglio per la squadra, per me stesso, per la società, tutti. Bene, promosso, bene. Promosso, poi andiamo qua. E adesso voglio Bastianoni qui vicino a me. Vale, io non glielo chiedo, chiedilo tu, dimmi quanti gol promette quest'anno. Prego. Qualcuno mi ha chiesto di chiederti quanti gol prometti quest'anno? Tra i 25 e i 30. Senti, una punizione come quella che hai tirato l'anno scorso contro l'Olimpia Marzocca, le riproverai, ce le farai rivedere, perché quello lì è un gran gol, è meritato la copertina nella nostra sigla. Speriamo di fare più gol possibili e cercherò di fare più gol possibili anche su punizione. Bravo. È una promessa, fatemi un doppio applauso, dai. Adesso chiamo Rosselli, finalmente dovrei ripeterti. Quel promesso mi lascio andare, per promesso. Uno degli ultimi arrivati in casa rossoblu, allora. Tu la prima volta che vedi tutto questo bel palcoscenico, voglio anche da te, che sei un giocatore della prima squadra, un in bocca al lupo anche per i ragazzi della Juniora se stessa che sognano un giorno di poter arrivare a calpestare i terreni della promozione marchigiana. Certo, speriamo che anche loro fanno il percorso che magari hanno fatto questi ragazzi, io ho preso, e si devono impegnare per raggiungere quegli obiettivi, naturalmente. Allora io manderei tutti a sedere, così iniziamo sotto le giovanie. Grazie a tutti. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. In bocca al lupo, ragazzi. In bocca al lupo chiaramente per la stagione 2019-2020. Domani le nostre telecamere saranno già capite per difendere la Coppa Italia. Adesso iniziamo a sentire i bambini, dovrei far girare il microfono, parleranno. Secondo me vedendo una bella donna si soccano un po' altri bambini, dai. Aspettiamo, ce ne sono tantissimi, allora. Stefano, tutto ok dalla regia? Mi fai segno di sì? Il mio microfono non si sente, quindi urlerò così, se allora, perché lo dovrà sentire. Perché sono due compagini che questa sera li facciamo salire entrambe sul palco e poi ti lascio a te il microfono per sentire qualcosa fuori gli allenatori. La Juniores regionale allenata da Roberto Bartolini, vorrei che ci raggiungesse qui sul palco. Fateli un applauso. Un applauso per la Juniores. E insieme a loro gli allievi guidati da Alessandro Maggi. Quindi Juniores, allora, l'allenatore Roberto Bartolini. L'allenatore lo vogliamo qua davanti con noi. Aspettiamo che li facciamo accomodare. Non c'è il mister? Ok, non c'è allora il mister. Aspettiamo Roberto Bartolini, non c'è, c'è Alessandro Maggi. Alessandro Maggi. Avevo detto di dei piccolini. Anche quindi, io gliel'ho detto, ma poi vabbè, adesso dopo chiamate quelli piccoli. Ve lo dico. Dopo dobbiamo fare un po' di piccoli e riascalare piccoli più grandi. Ok. C'è qualcuno degli allenatori, Alessandro Maggi? Ciao,
c'è Alessandro Maggi. Ok, sentiamo Alessandro Maggi, poi passiamo subito ai piccolini, è promesso. Intanto siete pronti voi? Siete pronti per salire sul palco? Mister, dove avete questo? Ok, sta arrivando Maggi, ditemi sì, che non lo vedo. Eccolo. Geniale, vieni, così voglio sentire te. E dopo sentiamo Valentina che l'intervista un po', fai un giro. Allora Alessandro, allenatore degli allievi qui, una stagione importante, ho sentito anche le parole da parte del comitato, dei presidenti, tutto quanto. Veniamo più avanti che sennò lui giustamente io me ne scordo. Il camera mi sgrida. Cosa ti aspetti da questa nuova stagione? Ah, niente di particolare, mi aspetto quello che abbiamo detto prima un po' anche gli altri. Lavoriamo sulla crescita dei ragazzi e speriamo di portarli nel più breve tempo possibile a giocare in prima squadra. Adesso, se sei d'accordo, iniziamo a sentire qualcuno tra allievi e juniore. Se lascio il microfono a Valentina, così conosciamo anche qualcuno. Prego. Chi se la sente di parlare degli juniores? Vabbè, vengo io a caso. Capitano, vada dal capitano. Mi serve il capitano, perfetto. Un applauso. Io vorrei sapere le prospettive per la nuova stagione. Che può, come motiverai i tuoi compagni? Quali sono le prospettive? Sicuramente migliorare la prestazione dell'anno scorso, che non è stata delle migliori. Ascoltate! Cercare di dare il nostro meglio e ascoltare il nuovo mister, perché è molto preparato, e ringraziamo la società per questa scelta. Bravissimo. Come sta andando la preparazione? Siete pronti? Abbiamo iniziato un po' in ritardo, però dovremo farcela. Abbiamo già fatto una prima amichevole che non è andata al meglio, però siamo riusciti a cavarcela, anche se era ben poco. Benissimo. Allora, adesso voglio che sia tu a delegare qualcuno per la prossima domanda. Andiamo a mano! Senza rincorrere. Il microfono. Ragazzi, il microfono. Abbiamo un volontario, come si vede. Vai, dov'è? Vieni avanti con me. Parlami, cosa vuoi? Di cosa voglio? Se c'è una domanda, vai, fammi una domanda. Allora, da quant'è che giochi nel Gabice Gradara? Dal 2010, da 2010. Quando avevo 6 anni, sì. E ovviamente la tua aspirazione più grande è di salire in prima squadra, per poi... Come vi state preparando per salire in prima squadra? Cioè la vostra motivazione, oltre a vincere ovviamente ogni gara, è di cominciare a diventare dei piccoli campioni, sì, sempre sì. Più. Comunque il nostro mister ci fa allenare duramente, Il nostro mister ci fa allenare molto duramente, mister, vero? È vero. Perché se no non ci sono miglioramenti. Bravo. Vi lasciamo andare, un in bocca al lupo. Ma avete parlato sia junior, tutti e due i settori hanno parlato? Sì, sicuri? Sì. Va bene, possiamo andare. Un grandissimo in bocca al lupo, ragazzi, per la nuova stagione. Adesso chiamiamo i piccoli amici 2011-2012 con i loro allenatori. Ora chiamiamo sul palco i piccoli amici 2011-2012 e piccoli amici 2011 allenatore Matteo Lavanna, piccoli amici 2012 allenatore Filippo Fratesi. Rimicarsi anche. Chiamiamo anche i primi calci 2013-2014 con l'allenatore Francesco Marchetti. Così abbiamo tutte le formazioni e poi chiamiamo i Pulcini e tutti gli altri. Cerchiamo di radunarli tutti. Allora, portiamo qua, come hai detto tu, piccoli amici 2011, piccoli amici 2012, primi calci 2013-2014. Li facciamo salire tutti e tre. Ma li facciamo stare qua tutti davanti, piccolini. Sì, avanti, qui. Vi vengo a prendere io. Tutti qua davanti, Attenti! Tutti qui davanti! Ti porto io! Bravo! Aspettiamo anche i mister, li teniamo,
Matteo Lavanna, Filippo Frattesi e Francesco Marchetti. Ok, ci sei tu? Tu sei un presente. Sì, ma tu sei di presente. Vieni. No, forza, tutti vi voglio, tutti. Così dopo la Valentina, Daniela, vi passi qualche nome. Dai. Voglio vedervi tutti. Dobbiamo dare il microfono a Filippo, ho detto. Tutti davanti, ma anche qua davanti, che se no non si vedono tutti. Io farei stare quelli davanti. Forza. I piccoli, ma se le facessimo star qua davanti? Ma ragazzi, ma li mettiamo qua davanti qua. Bimbi, fermiamoci anche qua, che almeno vi vedono tutti. Quanti siete? Sono tantissimi. Preparate. Ci siete tu. Il tablet per fare una foto e il telefono per fare una foto, ovviamente tutti e due. Tutti i piccolini qua. Ti passo il microfono così li puoi dire anche qualche nome. Sì, dopo. Certo. Filippo Frattesi, voglio vicino a me. Vieni qua. Ok, così mi piace. Bravi. Tutti vicini. Tutti vicini, che vi vedete tutti. Guardate davanti. Allora. Adesso io passo con i nomi. Sì, allora passa prima con i nomi e poi con il sottile. Filippo non c'è Francesco. Allora, adesso io passo piano piano con i nomi e mi dite di che squadra siete, che settore siete. Mattia Picelli. E sei del? 2011. Manuela Tavianelli, 2011. Leccar Giardini, 2011. Come ti chiami, amore? Cristian, e come fai di cognome? Cocchi. Sono bravo, amore. Vai, un applauso. Incentiviamo. Giacomo Mazzoli. Oh. Thomas Alcolati, 2011. Thomas. Filippo. E di cognome? Come fai di cognome, amore? Oh, Rossi mi suggeriscono, è vero? Rossi come la felpa e come il colore del Gavice Gradara. Samir Vitale. Di che anno sei? 2001. Tu come ti chiami? Ho 13. Sandroni Filippo, 2011. Ian Berardi, 2011. Bravo. Alex Romano, 2011. Biondo, vieni davanti che non ti si vede. Gioele Pozzi, 2011. Vieni. Aspetta, una alla volta. Renzi, Michele, 2011. Capito? Ma io sono quello che c'è. E dove si vince? Ma io Enea, con Arzini. E di che anno sei, amore? 2011. Mamma mia, sei grande allora. Sei sicuro? Sirio Stasino, 2013. Ok. Terenzi Pris, 2012. Riccardo Ceccolini, 2012. Beh, vieni avanti te, Cappuccetto. Tu mi vieni. Allora, facciamo una cosa. Chi non ha detto il suo nome viene qua da me. Vai. Chi l'ha detto va un po' più là. Ok. Oh, vedi come scremiamo? Stiamo dirigendo anche il traffico. Come ti chiami? Leonardo Franca. Ok, ciao Leo. Diego, ciao Diego. Facciamosi vedere. Andrea Torchi. Ciao Andri. Un applauso. Intanto facciamo un applauso che li incitiamo. Diego Marsella, 2012. Ciao. Veniamo qua alla luce. Gabriele Boschetti, 2012. Ok. Andrea Torchi. Ah, sei sempre. Ciao. Ti manca, vieni qua alla luce.
Adesso mi ricordo che ti chiami Andrea. Vieni qua, vieni qua. Alessandro Giù, 2011. Un applauso. Alla luce. Riccardo. Riccardo, cognome? Calandri. Calandri. L'ultimo. Chi manca l'ultimo? Vai. Davide Piselli. Ciao Davide. Anno 12. Del 2012. Bravi. E adesso diamo la parola all'allenatore. Francesco? No, Francesco lui. Dov'è Francesco? Eccolo. Marchetti Francesco, 77. Subito. Applauso del fans. Allora, stavo dicendo, vicino ai tuoi collaboratori e agli altri mister, ma quanti siete? Siete tantissimi qui. Siamo tanti, siamo anche in crescita, perché sono sempre di più, sono sempre più contenti. Adesso una carta per terra. Io sono una delle carte. Vieni qua, voilà. Come dicevano prima i miei colleghi, è importante sia insegnare il gesto tecnico, ma soprattutto la società che tiene, insegnare anche i valori di onestà, realtà in campo, e purtroppo anche guardando la Serie A, purtroppo ancora non ci vedono. Quindi noi partiamo dai piccoli per insegnare anche questi valori importanti nel campo e anche fuori. Francesco, è un compito arduo, ti portiamo a posizionare tutti i tuoi ragazzi insieme un attimo di mister. L'entusiasmo è tanto, Un applauso. Grazie. Vai, allora andiamo qua dietro. Dammi, non uscire, no. Ti faccio annunciare, chiamiamo loro e poi concludiamo con l'esordiente giovanissimo. Dillo, adesso chiamiamo i pulcini, tutti i pulcini. Adesso chiamiamo sul palco tutti i pulcini, 2009-2010. Allenatore dei pulcini 2009, Andrea Ricci e Filippo Fratesi. Pulcini 2010, Marco Gaudenzi. Vi attendiamo sul palco. Mi raccomando, bravi, vedi loro tutti ordinati, stile militare, tutti in ordine. Ma siete stati educati prima? Ora qui sembra la fanfara dei bersaglieri, tutti in ordine. Senti, l'allenatore Andrea Ricci e Marco Gaudenzi gli dice: allora questi bambini che cosa li prospettiamo per il futuro? Voglio fare la stessa domanda sia all'allenatore Ricci che Gaudenzi. Avanti. Venga qui. Avanti, illuminiamoci. Che cosa prospettiamo per il futuro di questi ragazzi? Allora, prospettiamo dell'impegno che hanno preso nel confronto dello sport che fanno. È uno sport di squadra, quindi noi cerchiamo di dargli un indirizzo di responsabilità nei confronti dei compagni, nel confronto dell'impegno che hanno preso per portare avanti un campionato che andranno a fare, e quindi sia il 2009 che il 2010 cerchiamo di responsabilizzare. Okay. Che stanno diventando dei piccoli ometti, oltre che dei futuri campioni. Speriamo. Lui è il mio collaboratore. Ciao. Collaboratore, presentati collaboratore. Ciao, io sono Andrea, questo è il mio primo anno qui a Gabizia Gradara. E niente, che cosa mi aspetto da quest'anno? Già qualcosa l'ho intravisto, sicuramente tanto impegno, perché i bambini sono veramente tanti e parecchio vivaci, però sono sicuro che ci divertiremo tanto e miglioreremo sotto tutti gli aspetti più importanti, oltre a quello calcistico, anche quello umano. Ok, perfetto, presentiamo velocemente allora la vostra squadra. Nome e cognome. Raniero Fosca. Lorenzo Urdinato. Enea Tuzzi. Fatti vedere, Enea. Enea Tuzzi. Vai, via. Andate. Roberto Foschi. Nicola Scola. Facciamo quelli da... Mattia Mascarucci. Andrea Lazzi. Nicola Ballarini. Andrea Foschi. Davide Gaudenzi. Ismael Vitale. Ernest Ferrai. Venite voi che qua, venite qui che almeno siamo alla luce. Nicola Arsini. Francesco Villareto. Edoardo Ricci. A sto punto anche il vostro nome. Andrea Ricci.
Gaudenzi Marco. Un applauso. 2010. 2010. Aspetta che vai Albi. Alberto Cecchini. Vai. Leonardo Cursi. Aspetta. Nicola Giottallevi. Lorenzo Maggi. Tommaso Grandicelli. Calco Giacomo. Riccardo Bertozzi. Ernesto Fumagalli. Edoardo Marsini. Cristian Moscuri. Riccardo Fulin. Riccardo Cervone. Vai. Simone Contempi. Lorenzo Carina. Per ultimo, deve essere l'ultimo, vai. Diego Bernardini. Vai. Alessandro Gaddoni. E Alessandro. Non so dire una cosa. Certo. Io volevo solo ricordare che oltre allo staff degli allenatori abbiamo dei ragazzi che prendiamo dal settore giovanile, sono degli ottimi collaboratori. Lo fanno con passione, sono ragazzi giuri, qualcuno di loro manca perché stasera avete tanto onore a questi ragazzi. Bello. Grazie. Bellissimo. Mi unisco all'applauso perché ci sono anche da applaudire queste persone che sono delle aiutanti rispettivamente 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 che sono nell'ordine. Mattia Tartini, Giorgia Della Chiara, Ridolfi, Fulvi Giacomo, Antonio Oliva, preparatore atletico Matteo Baldini. Un applauso forte anche a loro. Un applauso anche a Gaudenzi Massimo. Stiamo per arrivare a Massimo Gaudenzi, grazie ancora. Ma adesso le ultime due formazioni. Esordienti 2007-2008, allenatore Lazzaro Gaudenzi, aiuta allenatore Penacchini e Tony, allenati Andrea Campanelli, tutti e due sul palco, forza, forza! Preparate i telefonini perché chiuderemo adesso la presentazione con tutti i bambini dietro di noi, quindi sarà una bellissima foto da fare, preparate perché siamo veramente in tuo arrivo. Mettili pure qua davanti, eh! Va benissimo! Alla luce! Ecco, bravi. Qui vanno a sentire anche Lazzaro Gaudenzi, anche lui conosciuto lo scorso anno nel corso del servizio fase di crescita che debutterà in questa stagione, lo ricordiamo, vieni Lazzaro che voglio anche te. Debutterà proprio con il servizio di inaugurazione dedicato al settore giovanile di Gaudenzi Gaudenzi. E poi volevo dare anche una curiosità che mi ha fatto venire in mente, che si parlava di basket, e abbiamo fatto rappresentanti questa sera. Paolo Cellini prima mi ha dato un importante input relativo a un giocatore che sta giocando in Serie A. Dopo gli diciamo, poi mi svolo questo retroscena per farvi capire quanto dovete essere orgogliosi delle maschere, soprattutto a livello calcistico, e quando si vedono dei ragazzi che continuano a vedere passare davanti a me, siete tantissimi. Allora io voglio te, caro Lazzaro, perché ci siamo conosciuti a settembre dello scorso anno, anche se io di nome ti conoscevo, non di persona. Tu mi hai fatto vedere, sto improvvisando, un libro che hai scritto. Allora, entrando nella serata, nella fattispecie in questa serata, cosa vogliamo scrivere nella nuova pagina del tuo libro dedicata a questi bambini? Che quello che faccio lo faccio perché ho passione e mi piace. Sono le prime cose che sia io che sia ogni bimbo deve avere dentro per fare cose. Poi mi diverto quando mi diverto. La cosa più bella è che questa società è riuscita che ci fa onore e deve essere un piacere stare al campo e vedere tanti bimbi. Ogni anno crescono, sempre di più, e ciò vuol dire che abbiamo una grande attività e abbiamo anche una grande struttura che ci permette di dare soddisfazione ai nostri ragazzi, che ci dà gioia di stare insieme, di conseguenza tutto quello che facciamo lo facciamo perché ci piace. La cosa importante è che grazie a tutti. Grazie. Ancora il telefonino, facciamo il certo di solo. Prego. Io volevo ricordare comunque che al banchetto qui dietro si possono rinnovare gli abbonamenti per quest'anno
e alla fine della serata il Gabice Gradara Calcio offrirà un piccolo buffet per allietare il fine serata, così, piccolo promemoria. Allora, mentre tu prepari anche tu il telefono per il selfie, perché fra poco faremo la foto, sì, per tutti i bambini dietro il nostro, dietro il sipario. Allora, iniziamo a presentarli. Io inizio la tua destra mentre tu prepari il telefono e poi ti lascio. Vai. Anzi, io inizio la mia sinistra e tu dopo ti lascio la tua destra a presentarli. Iniziamo da qua giù, aiutate, vicino a tutti voi, vero? L'altro, dopo tu. Maggio Samuele. Ti ho detto? Manca di un minuto. Vieni, vieni. Tu hai già detto? Prego, a te. Vai. Dove siamo arrivati? Qui. Carlo Mezzarecchia. Andrea Guidi. Fatevi vedere. Edoardo Orsini. Nicolò Colombari. Filippo La Volpe. Nicola Sandruccioli. Alberto Binda. Lorenzo Gaggi. Brando Terenzi. Un applauso. E dietro invece chi abbiamo? Ci manca un settore però, Dani, o non vi siete presentati voi, birichini che vi siete nascosti? Indietro. Facciamo passare un attimino gli altri ragazzi. Eccoli, eccoli che si erano. Anche il 2006. Si erano nascosti. Anche il 2000? Dietro il 2006. Chiamiamo anche il 2006 che non si sono ancora presentati. Eccoli. Era quelli che avevo chiamato, Dani. Andiamo in ordine. Nicolò Franca. Lucio Fuzzi. Marco Gaggi. Andrea Petesi. Lorenzo Borselli. Nicolò Finotti. Avanzate voi, così vi vediamo. Amin Montatair. Fronzoni Nicola. Esposito Manuel. Filippo Zampolini. Joseph Gambini Joseph. Gabriel Nobile. Nicolò Semprini. Bergamini Thomas. Della Chiara Federico. Morini Elia. Mattia Mancini. Dopo avanza, Tommaso Roberti. Dopo facciamo avanzare il mister che è rimasto lì dietro in ombra. Charlie Augusto. È già fatto, già. Chi è rimasto? Quindi, e il mister? Mister, illuminiamoci qua davanti. Andrea Campanelli. Ecco, ad Andrea io lascerei un attimino la parola per parlare di questi ragazzi e di quello che si prospetterà. Speriamo che vada tutto secondo i piani del mister. Cosa si aspetta per questa nuova stagione? Quello che mi aspetto tutta la stagione. Piacere andare al campo, divertirsi. I ragazzi sono splendidi e noi abbiamo molto da imparare da loro, per cui sarà sicuramente un successo. Guarda, parole bellissime, è un dare avere con questi ragazzi e i mister ce lo confermano. Un applauso a tutti, lascio la mano, lascio la parola a Dani un attimo. Sì, ricordiamo anche per coloro che volessero portare i propri bambini ad avvicinarsi al mondo del Gabice Gradara Calcio troveranno tutte le informazioni sul sito web gabicegradaracalcio.net, ma possono recarsi direttamente allo stadio dove troveranno anche gli addetti ai lavori che daranno indicazioni appunto come iscrivere il proprio bambino al settore giovanile del Gabice Gradara Calcio. Con il bocca al lupo che ci diamo anche noi per quanto riguarda il nuovo campionato di promozione marchigiana, un campionato che abbiamo già presentato. Domani vi invitiamo nuovamente a vedere la partita di Coppa Italia allo stadio Maggi. E che dire, davvero una buona serata a tutti voi, ma l'avevo promesso perché Paolo Cellini prima aveva detto, mi ha stuzzicato su una cosa inerente al calcio marchigiano. Mi è arrivata qualche anno fa una chiamata da Lele Zamagna, che è un cittadino di Rimini, dove mi disse, guarda, quest'anno è all'Atalanta, non ne sta parlando nessuno, ma questo giocatore arriverà davvero lontano, è un marchigiano. Quel giocatore mi portò questa maglia che era di uno sconosciuto, quel giocatore oggi gioca nel Milan, nel Jack Buonaventura. Questo mi riempie di orgoglio, marchigiano, per far capire quanto il calcio marchigiano sia importante. Ricordiamo, centrocampista del Milan. Allora, un ringraziamento a te, Valentina Violini, per avermi accompagnato.
un ringraziamento dalla regia, Stefano Coppini, 40 anni di storia a Televimini. La presentazione la daremo giovedì sera alle ore 20:30 sui nostri social. So che volevi aggiungere qualcosa che tu. Volevo salutare te, Daniele Emanuele, un applauso per il nostro Daniele. Un applauso a tutti i capizi di Canala. Adesso la fate venire tutti davanti a me, Valentina, lasciatemi uno spazio. Ecco, vieni, vieni, Mirale. Ti facciamo un selfie anche noi, lo facciamo fare anche alle persone che stanno seguendo questa serata. Un ringraziamento alla prima squadra, alla società dei Capicci Gadara, ai tifosi che hanno seguito tutta questa stagione, per l'appunto la squadra la seguiranno anche nella prossima. E un ringraziamento anche ai capi ultras, i tifosi più esagitati per quanto riguarda i Capicci Gadara, e a tutti i genitori che hanno portato i loro bambini e hanno pazientato per questa lunga serata di presentazione, con la speranza che vi siate divertiti. Grazie ancora, Daniele Emanuelli. Aggiungo solamente un ringraziamento, perché non l'abbiamo detto prima, oltre ai dirigenti che mi affiancano nelle attività, a tutti i genitori che hanno deciso di affidare i loro bimbi alla nostra società per quanto riguarda l'attività, e quindi grazie mille per la fiducia, grazie a tutti i sostenitori, tifosi e agli sponsor che sono fondamentali per l'attività della nostra società. Grazie a tutti, grazie per essere venuti e buona serata. È una buona serata, è molto importante.